Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi andiamo a vedere come fare ad essere secchi e svenati alla bellezza di 42 anni, o comunque dopo gli anni. Tanti di voi mi avete chiesto un attimino come fai ad avere un fisico così atletico, sei secco, sei svenato, sei molto asciutto, qual è la tua ricetta? Nessuna ricetta, ragazzi, sempre è solo quello che vi ho sempre detto, quindi avere uno stile di vita sano e diciamo in movimento, quello che bene o male io faccio, ma già sapete, tanti di voi mi seguono, siete già all'interno del 15 workout, del 35 workout, sono bene o male questi gli allenamenti che mi hanno accompagnato in quest'ultimo periodo, anche con la quarantena e eccetera, eccetera, e sono quelli che poi mi permettono di avere un metabolismo veloce, mantenere la mia muscolatura tonica, atletica, anche senza allenarmi con grandi attrezzi. Spesso e volentieri mi alleno solo a corpo libero, spesso e volentieri pratico il 15 workout, quindi allenamenti HIIT senza nessun attrezzo, proprio solo a corpo libero, se non con due pesini molto leggeri. E questo è quello che mi permette di avere a 42 anni quello che io personalmente, per me, ritengo il mio prototipo di fisico ideale, ossia un fisico atletico. Io, considerate che sono alto circa 1,72, il mio peso balla sempre tra i 70 e i 72 kg, quindi per me è perfetto. Una bassa percentuale di grasso. Ecco, ovviamente in quest'ultimo periodo sono riuscito a scendere ancora di percentuale di grasso, mantenendo sempre degli ottimi volumi muscolari, grazie, avete visto, al digiuno intermittente e tutto il percorso dell'Accademy. Questo mi permette di mangiare, fare meno pasti durante il giorno, avere meno, diciamo, l'impegno di dover pesare gli alimenti. La mia alimentazione all'incirca sta tra le 2.500 e le 3.000 calorie. Ed è molto snella perché comunque io pratico un digiuno intermittente 16-8, mangio a pranzo, faccio uno o due spuntini nel pomeriggio e poi vado a cena e fine della storia. Questo è per me veramente molto performante, anche perché la mattina ho il momento più impegnativo delle mie giornate, quindi devo avere molta concentrazione e affrontare la mattinata a digiuno mi permette di essere sicuramente meglio, più prestante in quando faccio tutte queste cose, no? Perché sono meno appesantito dai cibi che si vanno ad introdurre. Questi sono un po' gli allenamenti. Come dicevo prima, mi alleno quasi tutte le mattine a digiuno con il 15 workout, quindi un allenamento HIIT. Nel pomeriggio, non sempre, 3-4 volte alla settimana, vado a praticare altre tipologie di allenamento, o col 35 workout, quindi allenamento con i manubri, oppure allenamenti più orientati al calisthenics, anche perché sto preparando dei nuovi prodotti sul calisthenics. E questo è un po' quello che è la mia fisicata attuale a 42 anni, grazie a questo percorso che ho fatto in questi ultimi mesi. Vado bene così? Alcuni diranno: sei secco, non cresci in muscola. Vado bene così, ragazzi, vado bene. Se avete una vita incasinata, lavorativamente lavorate tanto, avete la famiglia, avete i vostri hobby, viene difficile, a meno di non essere degli estremisti, concentrare tutta la propria vita sull'allenamento. A me non va così. Mi piace godermi la vita, mi piace sgarrare, mangiare ogni tanto quello che più la mia gola mi richiama. Non voglio diventare, non sono un bodybuilder, ho un fisico altezza peso direi abbastanza giusto, perché se voi, esempio, pesate 80 kg, il vostro peso dovrebbe essere 80 kg con questa percentuale di grasso. Vedo tante volte alcuni che mi danno del secco, che poi magari o sono dopati o sono dei panzoni. Non è il mio caso, io non voglio doparmi, mi alleno con la testa, mi piace allenarmi, non voglio andare a prendere porcherie, voglio essere un buon esempio per tutte le persone che si avvicinano all'allenamento e seguono il mio canale. Poi ci sono altre persone che mi danno del secco e poi magari le vedi, pesano, veramente pesano più del dovuto e hanno una percentuale di grasso altissima, non si vede neanche l'ombelico a volte. Quindi non fa per me quello, io voglio un fisico atletico, prestante, anche perché man mano che gli anni vanno in là, secondo me bisogna essere più leggeri piuttosto che essere troppo pesanti. Questa è una mia modesta opinione personale. Questo comunque i miei schemi che mi hanno permesso di mantenere in quest'ultimo periodo questo fisico che vedete tante volte, vedete i miei allenamenti, mi alleno, vi do comunque tantissimi spunti per migliorarvi, e questo è. Se volete provare i miei allenamenti, li trovate comunque sempre qua sotto in descrizione, potete iscrivervi, l'accesso ai video prova è totalmente gratuito. E poi se volete accedere ai percorsi di allenamento invece più diciamo con tutta la piattaforma, completi con me che sono lì che vi alleno, allora c'è una modalità comunque per come iscrivervi a pagamento. Le piattaforme sono a pagamento, c'è un bel percorso, tanti mesocicli, ci alleniamo insieme e anche voi andrete a centrare grandi risultati. Come sempre, grazie per l'attenzione, continuate
continuate a seguirmi e ogni giorno sono qua a portarvi contenuti utili per i vostri allenamenti. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!